Andiamo a Bergamo, Atalanta Crotone, Daniele Fortuna. Buonasera da Bergamo, grazie per l'assistenza tecnica a Massimo Di Gregorio. Gasperini fa 300 panchine in Serie A proprio contro la squadra nella quale è sbocciato come allenatore, ma Gasperini non fa grandi cambiamenti di formazione, giocano i migliori. Dall'altra parte il Crotone ha strappato, applausi contro l'Inter, non ha ancora segnato però in questo campionato di Serie A e si ritrova a un punto. Le formazioni, l'Atalanta con Berisha in porta, Toloi, Caldara e Masiello dietro, Atebor, Cristiano Stante, Freuler e Gosens a centrocampo, Ilicic dietro a Gomez e Petagna, il Crotone, Kordaz tra i pali, Sampirisi, Aieti, Ceccherini e Cabrera, Rodien, Barberis, Izco e Pavlovic in mezzo al campo, davanti Tumminello preferito a Budimir e poi l'altra punta è Tonev, l'arbitro è un debuttante Marco Piccinini di Forlì a 34 anni, studio. I blu in possesso di palla in questo momento, Etemai che manda... Atalanta in vantaggio, Petagna, il quinto minuto, Atalanta 1, Crotone 0, Genova. Nono minuto, solo l'Atalanta in campo, Atalanta che è passata in vantaggio al quinto minuto e conduce per 1-0 sulla Crotone grazie alla rete di Petagna. Ilicic sembra ispiratissimo questa sera, è proprio lui ad aver ideato l'azione del gol, ha lasciato scorrere un pallone sulla destra in questo modo, lasciando sul posto Cabrera, poi il cross, Petagna, l'intervento in mezzo ai due difensori centrali, il tocco sul secondo palo e Kordaz non è riuscito ad arrivarci, problemi ulteriori per il Crotone, è uscito Tonev, è entrato Stojan. Siamo arrivati al decimo minuto, Atalanta 1, Crotone 0, Udine. Sedicesimo, 1-0 per l'Atalanta, Gasperini sbigottito qualche istante fa dopo il gol divorato davanti alla porta da Ilicic su un invito perfetto da parte di Gomez sulla sinistra, ha messo il pallone raso terra di sinistro proprio all'altezza dell'area piccola, è arrivato Ilicic, si è liberato del suo marcatore ma 4-5 metri dalla porta è riuscito a spedire il pallone sopra alla traversa, il Crotone si fa vedere poco, non reagisce in questo momento, sta per perdere un pallone, poi lo riconquista. Allora seguiamo questa azione del Crotone in velocità sulla destra, c'è Sampirisi quasi all'altezza del vertice alto dell'area di rigore, prova a rientrare con il sinistro, mette il pallone in mezzo, Caldara riesce a rinviare il pallone, a metterlo in fallo laterale. 17esimo, Atalanta 1, Crotone 0, Udine. 24esimo, 1-0 per l'Atalanta, riesce a tenere un pallone in campo Ilicic per la formazione di casa, poi prova a spedirlo in mezzo, la contrapposizione da parte di Ayet con il pallone che termina in fallo laterale, gioca soltanto l'Atalanta, il Crotone non si è mai fatto vedere dalle parti del portiere nerazzurro Berisha, ancora la formazione di Gasperini, Gomez, la deviazione in calcio d'angolo di Kordaz, raso terra, non troppo angolato ma si è dovuto tuffare alla sua sinistra, Kordaz ed è riuscito a toccare questo pallone che poi è terminato oltre alla linea di fondo. È il 25esimo, Atalanta 1, Crotone 0, Udine. L'Udinese usufruirà di un calcio di punizione con De Paul che è stato messo a terra da Young. Il raddoppio dell'Atalanta con Caldara, 25esimo, Atalanta 2, Crotone 0, Udine. Qui è il 32esimo, l'Atalanta conduce per 2-0, recupera un pallone, potrebbe partire in velocità, sulla destra c'è Atebor, vediamo se riesce a tenere il pallone in campo, sì è proprio così, 2 contro 2, Petagna prova a farsi vedere in area di rigore, arriva Gomez, Kordaz a terra, non è riuscito a dare potenza alla sua conclusione, il capitano dell'Atalanta, ma il Crotone è in bambola, non è riuscito a combinare nulla, l'Atalanta ha raddoppiato, lo ricordiamo, al 25esimo, su azione da calcio d'angolo, dalla destra battuto da Gomez, un primo colpo di testa, poi in area piccola, indisturbato, con tempismo perfetto, è arrivato Caldara, si è inginocchiato e di testa, ha messo il pallone in gol, la prima rete in campionato per Caldara, ricordiamo che però che lo scorso anno ne aveva segnate 7. Il 32esimo, Atalanta 2, Crotone 0, Udine. Intervento falloso su Asamoah. Ilicic, grandissimo gol per il 3-0 dell'Atalanta sul Crotone, è il 38esimo, di nuovo Torino. A Bergamo è il 41esimo e l'Atalanta, come segnalato in diretta, ha realizzato il gol del 3-0, una meraviglia quella di Ilicic, un fallo laterale battuto dalla destra quasi all'altezza del vertice alto dell'area di rigore, Ilicic è passato in mezzo a due difensori del Crotone, poi ne ha sbilanciato un altro con una finta di corpo e ha trovato il palo lungo, gran diagonale poi in area di rigore per la prima rete in campionato del giocatore sloveno ex Fiorentina e la partita a questo punto sembra chiusa, il 41esimo, Atalanta 3, Crotone 0, Udine.
Qui è il quarto minuto, sempre 3-0 per l'Atalanta sul Crotone, non è cambiato niente rispetto al primo tempo, anzi l'Atalanta ha sfiorato il quarto gol con Gomez. Una serata di magie per la formazione di casa. Petagna se n'è andato benissimo sulla linea laterale a destra contro due giocatori del Crotone, tutto solo, e ha puntato l'area di rigore. Dall'altra parte c'era Gomez libero, il tiro, e Kordaz è riuscito a deviare il pallone in calcio d'angolo. Il quarto minuto, Atalanta 3 Crotone 0 Udine. C'è il 4-0 dell'Atalanta, segna anche il Papu Gomez su assist ancora di Ilicic. C'è il 18esimo, Atalanta 4 Crotone 0 Udine. 23esimo, la partita è decisa, l'Atalanta in vantaggio per 4-0 sul Crotone. Raccontiamo per un attimo il gol della formazione di Gasperini, che continua ad attaccare. Petagna per Gomez, questa volta in uscita, arriva prima il portiere del Crotone Kordaz. Al 18esimo la rete del 4-0 di Gomez, un assist rasoterra di Ilicic in contropiede, poi Gomez non ha avuto difficoltà a battere Kordaz. 4-0 per Atalanta sul Crotone, il minuto è il 24esimo, andiamo a Udine con Nicolas che è uscito. Attenzione, accorcia le distanze il Crotone con il gol di Tumminello, 25esimo, Atalanta 4 Crotone 1 Verona. Lazio 1 Napoli 3 Torino. Attenzione, attenzione Torino, è Bergamo che interviene perché ci sarà un calcio di rigore per l'Atalanta sul punteggio di Atalanta 4 Crotone 1. La percussione centrale di Caldara, fermata fallosamente Gomez con il cucchiaio, va a segnare, realizza la doppietta personale, realizza il 5-1, Atalanta 5 Crotone 1, 29esimo Torino. È il 32esimo, Atalanta 5 Crotone 1. Da raccontare ancora la prima rete in campionato del Crotone con Tumminello al 25esimo, primo gol in Serie A anche per lui, il migliore questa sera della formazione di Nicola, ragazzo che non ha ancora compiuto 19 anni di scuola Roma. E ora tanti giovani in campo nell'Atalanta: Orsolini, Vido e Bastoni. 32esimo, Atalanta 5 Crotone 1 Udine. 3 minuti di recupero, già trascorso il primo con l'Atalanta che attacca ancora. Vido va a tirare, respinge però Ceccherini con la schiena. Ancora Atalanta che attacca fino alla fine, conduce per 5-1 sul Crotone e avrebbe anche segnato il 6-1, annullato però dall'arbitro con il ricorso alla video assistenza. Aveva segnato Orsolini, sarebbe stato anche per lui come per Tumminello il primo gol in Serie A, l'assist di Ilicic per lui sarebbe stato il terzo assist della serata. Però con il pallone già al centro del campo per la ripresa del gioco, l'arbitro ha fatto il gesto, ha mimato lo schermo e con il ricorso alla video assistenza si è stabilita la posizione irregolare di Orsolini al momento del lancio di Ilicic. Siamo arrivati al 48esimo, l'Atalanta conduce per 5-1, una delle vittorie più larghe nella storia del club di Bergamo. Il Crotone praticamente non si è visto mai, soltanto Tumminello ha provato a impensierire Berisha fino alla fine. Tumminello ha segnato il primo gol del campionato per il Crotone, per lui anche la prima rete in Serie A, lo abbiamo già detto. Crotone che ora gestisce un pallone all'indietro, finisce in questo momento. Atalanta batte il Crotone 5-1. Studio.